Bella a tutti ragazzi, sono Mirko, bentornati su Ghibli Channel e su Supermarket Simulator. Allora ragazzi, proseguiamo la nostra serie dopo lo scorso episodio fatto in live, quindi se ve lo siete perso lo trovate nella scheda dedicata appunto alle live, dove come vedete abbiamo non solo comprato un frigo in più, scaffali in più eccetera eccetera, ma abbiamo anche preso finalmente il nostro primo cassiere, con questa espressione molto sveglia devo dire, però il suo lavoro lo fa piuttosto bene. Abbiamo sbloccato anche la prima licenza che ci ha dato accesso all'olio, al sale, al burro di arachidi, insomma un po' di prodotti nuovi che peraltro adesso devo assolutamente acquistare. Tra l'altro, avendo 900 e passa dollarozzi, innanzitutto paghiamo le bollette, perché sennò come è successo in live mi scordo ogni volta, e direi di aggiungere a sto punto tutto al nostro carrello, perché così almeno massimo 10, quindi 3, 6, no, quanta roba ho preso? Ok, formaggio, perché alcune cose mi sa che le avevo già messe. Ok, allora aspetta, facciamo una roba, partiamo dall'inizio perché sennò poi non mi trovo con qualche prodotto. Allora facciamo così, 3, 6, 9, ok, almeno so cosa ho ordinato, quindi fino alle uova abbiamo comprato. Perfetto, poi andiamo a prendere latte tenero, tutta sta roba qua. Io prendo almeno uno di tutto, tanto adesso abbiamo anche due scaffali, di conseguenza non è un grande problema. Il riso non so se l'ho preso due volte, vabbè, se ho preso due volte fa niente, va benissimo così. Perfetto, allora abbiamo preso tutto, abbiamo speso un boato, ma madonna che casino, marò che casino che abbiamo lasciato. Allora, quindi andiamo a riempire qua la parte dedicata alle uova, perfetto, così mettiamo via, poi prendiamo il tenero. Vabbè, io intanto posso anche aprire questa volta, e che cacchio ho sbagliato, questa volta il supermercato, perché tanto abbiamo il nostro dipendente. Anzi no, facciamo una cosa, visto che ce l'ho lo spazio, mettiamolo anche qua sopra a sto punto, faccio un po' un mix e va bene così. Vai, te lavora, zio, io intanto continuo a sistemare la roba qua, perché sennò è un gran casino. No, ferma, che stavo per buttar via di nuovo lo scatolone, quindi la farina magari la mettiamo qua. Vabbè, lì metto le cose che per adesso non mi ci stanno, così almeno non sto a tenere scatole in più, ok, tanto per adesso non è un grandissimo problema. Qua andiamo a mettere qua sotto il latte, ottimo, tac, vabbè, latte, lì mettere l'acqua. Vabbè, senti, il latte lo posso anche tenere qua, qualche scatola posso anche tenere qua, non è un gran problema. Diciamo che con il dipendente è tutta un'altra cosa, nel senso che come vedete noi possiamo tranquillamente andare avanti a mettere a posto le cose, intanto che lui comunque ci porta avanti il negozio, ci porta avanti la vendita, quindi sicuramente un qualcosa di estremamente comodo, estremamente comodo. Si sblocca appunto a livello 10, infatti io l'ho sbloccato proprio perché come vedete siamo ormai alla fine anzi del livello 10, e a livello 20 ho la possibilità di assumere un nuovo cassiere. Per il momento diciamo come figura c'è solo il cassiere come operaio. Successivamente, come si vede a inizio gioco, dovrebbero aggiungere anche appunto il discorso della guardia di sicurezza, delle telecamere di sorveglianza, quindi per i furti, tutte queste cose qua, e insomma non vedo l'ora, perché chiaramente andrà ad aggiungere un'enorme profondità al gioco, oltre che tante altre cose che gli sviluppatori hanno scritto aggiungeranno, quindi speriamo che insomma lo facciano quanto prima. Allora intanto iniziamo a mettere anche l'olio questo qua, ok, ho messo tutto, sì, perfetto, ok, così, perché già in live ho buttato via una scatola con ancora degli spaghetti dentro. Per fortuna erano solo due, però insomma girano particolarmente le balle a fare queste cose qua, per cui vabbè, cerco di stare attento su cosa butto. Ok, mettiamo questi li mettiamo anche qua sotto, bene così. Intanto vedete che stiamo continuando a guadagnare, quindi direi che va assolutamente più che bene. Mi avete anche consigliato di fare il prestito, sì, potrei eventualmente anche farlo. Per il momento sto aspettando, perché come vedete stiamo comunque guadagnando tanto, stiamo guadagnando veramente bene, e di conseguenza è vero che sicuramente riusciamo a pagarlo, perché sono, mi sembra, 80 dollari al giorno, però se riesco a evitarlo insomma magari anche meglio, no? Penso io, però vediamo un attimo.
Vediamo un attimo come prosegue la giornata, tanto siamo sempre in tempo a chiederlo il prestito, insomma, non è un grandissimo problema. Boh, senti, il sale te lo metto qua. Perfetto, messo tutto, sì. Ok, e ce ne possiamo anche andare. Perfetto, perfetto. Allora, in teoria prodotti dovrei aver preso tutto. Potrei prendere anche un'altra licenza, effettivamente, e potrei anche pensare di ingrandire già il locale, perché comunque siamo già messi. Ok, il latte l'abbiamo già finito, perfetto, cioè quello nella scatola. Potrei anche pensare di rifare un giro di tutta la roba, perché tanto vedete che va via veramente alla velocità della luce, cioè qua non si fa in tempo a mettere le cose che subito vengono prese. Tra l'altro stavo leggendo che vogliono inserire anche gli ordini online, quindi avremo anche ordini online da evadere, anche questo ci sta assolutamente, però insomma non sarà facile sicuramente. Allora qua mi dà una marea di roba con la prossima licenza, 5,50, livello 9 richiesto, quindi noi ce l'abbiamo, e ci dà succo d'arancia, bibita, quindi la Coca-Cola, la Zap che non so cosa sia, il succo di mela, penso che sia tutta roba che però va in frigo, di conseguenza l'idea è che io debba mettere anche un frigo doppio a sto punto, perché se no la vedo estremamente difficile. Il problema è che appena sblocco la licenza, questi iniziano subito a pretendere di trovare tutto quello che viene sbloccato nella licenza, quindi quello è un po' un casino, perché magari si lamentano all'inizio che non trovano determinate cose, perché magari ancora non avete avuto tempo di metterle effettivamente fuori, e di conseguenza è un po' un casotto. Però adesso ci proviamo. Io intanto rifaccio un ordine di tutto, perché a sto punto mi conviene farlo, sinceramente. Pardon, non ho cliccato acquista. Ok, e qua abbiamo di nuovo una marea di roba, però d'altronde va via tantissimo. Allora, potrà essere utile il magazzino in questo caso, perché appunto si potrebbe ordinare veramente una quantità di roba esagerata, e tenere tutto in magazzino, così da non avere mille mila scatole, perché qua guardate che cacchio de macello che sta succedendo quando si ordinano cose. E sono appena la prima licenza, figuratevi con tutte quelle dopo, si crea veramente un disastro atomico. Però, vabbè, per adesso ci arrangiamo così. Che dobbiamo fare? Allora, l'altro pane lo mettiamo qua, ok. Poi qua mettiamo, che cacchio è questa che non mi ricordo? Cos'è la pasta? No, la farina, ok. Per fortuna ci ho azzeccato, va bene così, aspetta che ti accendo le luci. Oltre ad aver ingrandito, ovviamente ho messo anche altri due punti luce, questi due qua in fondo li ho messi io, perché sennò giustamente non si vedeva una mazza di nulla in fondo al negozio, di conseguenza ho dovuto anche aggiungere qualche luce, perché sennò era un problema. Ok, butta via, poi abbiamo gli spaghettoni, altri spaghetti qua e gli altri te li metto qua. Ok, tra l'altro io ho visto dalle immagini, poi non so se erano farlocche o che cosa, ma ho visto dalle immagini su Steam che praticamente, o in giro, non mi ricordo dove l'ho vista queste immagini, c'è modo anche di fare tipo delle offerte su dei prodotti, cioè di mettere tipo, sapete, i classici cartelli offerta speciale, queste robe qua. Non ho idea di come si faccia, magari è una cosa che ancora non è implementata, non lo so, però credo si possa poi fare anche questo, cioè se c'è qualcosa in offerta, scrivere che appunto abbiamo quella determinata merce, diciamo in offerta. Senti, il sale te lo metto qua sotto perché sennò non so dove mettertelo. Ok, poi in live abbiamo anche arrotondato tutti i prezzi, e con i resti effettivamente ha funzionato molto meglio, perché era molto più facile dare resti, in quanto insomma non c'erano tutti i centesimini a rompere le balle, sicuramente diventa più facile, quindi se riuscite ad arrotondare i prezzi ovviamente è sempre meglio. Io chiaramente i prezzi li ho arrotondati in eccesso, tipo se il prodotto costava 3,68 mettevo 3,70. Anche perché comunque con un aumento così piccolo i clienti non si lamentano, comprano lo stesso e voi riuscite a barcamenarvi un po' meglio finché quantomeno non trovate il cassiere. Il cassiere è abbastanza lento comunque, come vedete, fa sempre coda alle casse, quando c'è coda i clienti, quello sì, purtroppo si lamentano, e quindi questa non è una bellissima cosa. Bisognerà mettere poi più casse sicuramente, casino è che non è assolutamente così semplice, quindi
ci impiegheremo un po' a mettere due casse ora che allarghiamo ulteriormente il locale per farci stare una seconda cassa. Insomma, si impiegherà un pochetto, però l'idea è che qua il locale lo dovrò comunque allargare subito, perché se devo mettere anche nuovi scaffali, nuovi frigo, eccetera, poi non c'è neanche lo spazio per mettere tutta sta roba, quindi comunque ci dovremmo allargare, quindi vediamo se farlo, come mi avete detto voi, col prestito in banca, o se farlo senza neanche bisogno del prestito. Come detto, vedete che i soldi veramente li facciamo, ne facciamo davvero tanti, per cui magari non mi serve neanche il prestito, non lo so, può anche darsi questo. Ok, perfetto, perfetto, dai, così abbiamo veramente un fracco di roba sistemata. Allora, facciamo così, io intanto prenderei il prossimo allargamento, diciamo così, quindi sviluppo, la sezione 3, beh, cacchio, 7,50 però ci costa, sti cacchi. Sì, effettivamente mi sa che, vabbè, iniziamo a acquistare quella, però mi sa, bello, che effettivamente il prestito dovremmo farlo, ho idea, anche perché adesso qua dovremmo anche prendere delle luci, perché sennò non si vede una mazza de nulla. Allora, quindi posso mettere magari uno scaffale qua, con i frigo, eventualmente con questi frigo qua piccolini di fianco, ok, e poi potrei anche dividerlo effettivamente, cioè nel senso in quello scaffale lì mettere, che ne so, roba tipo solo farina, pasta, e magari negli altri scaffali dividerli un attimino meglio. Adesso sto mettendo un po' tutto a caso, sinceramente, però vediamo. Allora, beh, questo lo potrei mettere volendo anche qua. Adesso gli scaffali ce ne stanno sicuramente di più, eh. Beh, uno lo potrei mettere qua in mezzo, non voglio neanche farli troppo attaccati, che non mi piace. Questo direi che qua va anche bene, posso giusto spostarlo un pelino, ecco, così più a filo del muro, ok, così secondo me ce ne sta anche un altro, perfetto, ce ne sta anche un altro direttamente, così dovrebbe starci. Dai, dimmi che ci stai. No, me l'ha dato per un attimo, aspetta, vediamo se riusciamo. Prima me l'ha dato per un attimo, me l'ha dato. No, dai che l'avevo preso, dai che l'avevo preso, e dai che così è bellissimo che viene proprio attaccato. Ma devo beccare il punto giusto. Sto cercando di cliccare in continuazione per vedere se riesco a beccarlo. E dai, oh, ce l'ho fatta, che figata, è perfetto, sembra uno scaffale unico, va qua che sciccheria. Ok, ci ho impiegato un attimo, ma alla fine ce l'ho fatta. Allora, ok, latte lì, niente, quindi direi che possiamo intanto finire il giorno. Prodotti non trovati, solo due, troppo costosi, zero, resto sbagliato, zero. Punti negozio, quindi insomma abbiamo comunque fatto un bilancio di 208, perché abbiamo guadagnato in totale 1082 dollari, quindi non è assolutamente male. Allora, burro di arachidi e pasta sono in aumento, per cui possiamo modificare il prezzo. Vedete adesso che è 6,26, posso fare 6,30, è vero che abbiamo il cassiere automatico adesso, quindi non ci cambia la vita, però vabbè, io comunque vedo di farlo lo stesso, e va bene così. Questa costa 3,50, vabbè, questa la lasciamo a 3,50, che secondo me può andare bene. Ma la pasta tutta, anche gli spaghetti, quindi sono aumentati, 6,62, no, questi no, perché erano già 6,70, quindi direi che per il resto siamo assolutamente a posto. Allora, quindi ordinerei un attimo, giusto, beh, intanto posso anche aprire il locale, tanto ci abbiamo il tipo. Posso prendere giusto come arredamento due punti luce, perfetto. Il frigo B lo vorrei prendere, che è quello grosso, ma ci costa 3,75, quindi per adesso aspettiamo un attimo, perché insomma costa un po' tantino. Allora, ne potrei mettere eventualmente uno qua di punto luce, uno lo mettiamo un po' più indietro, perfetto, qua verso il fondo, così almeno quando accendiamo abbiamo tutto quanto ben illuminato. Ok, sì, questo volendo posso spostarlo, sì. Ok, lo sposto un zicchino in più in là. Oh, perfetto. Ok, se no era poi troppo vicino. Qua direi che ci stanno ancora una marea di scaffali. Vabbè, io qua la vetrina la lascerei sinceramente libera.
la vetrina preferisco lasciarla libera. Penso che col prossimo upgrade si vada a togliere questo muro qua, quindi qua si allarghi tutto. Di conseguenza, vabbè, finché non ci allarghiamo completamente, io non sto a fare le cose troppo di fino, perché mi sa che continuamente dovremmo spostare man mano che ci allarghiamo. Di conseguenza non ha molto senso star lì a sistemare tutto in maniera certosina, se poi tanto ogni 2x2 stiamo lì a cambiare. Però comunque è già un buon inizio, almeno abbiamo allargato parecchio. Aspettate che devo pagare le fatture, che sennò mi scordo sempre. Perfetto, gestione fatture, tac, paga e paga. Ok, allora io per adesso il prestito aspetterei. Con questa giornata eventualmente voglio comprare il frigo, quindi nell'arredamento il frigo B sono 375. Ma la licenza però ci costa 700 e passa. Il problema è che se prendo il prestito base, qua posso anche decidere il rimborso, ok? Quindi aumentare la durata del prestito andando ad aumentare i giorni e diminuendo ovviamente il pagamento giornaliero, oppure il contrario. Stessa cosa posso fare con 2000. Potrei anche mettere 25 giorni con un pagamento giornaliero di 120 e gliene ridiamo praticamente 1000 in più, quindi un tasso di interesse dello 0,02%. Non è neanche tanto, effettivamente, quasi quasi lo faccio, ragazzi. Ma sì, chi se ne frega, boh, ho fatto il prestito e vaffanbagno. Basta, fatto il prestito e vaffanbagno, così possiamo fare frigo B e lo compriamo subito. Ok, me lo faccio mandare così lo posizioniamo direttamente. Ammazza che scatolone. Che scatolone grosso, ok. Sì, frigo li potevo mettere tutte e due qua. Effettivamente qua potevo fare la zona solo frigo. Aspettate, allora facciamo così. Questo lo prendo. Scusi, signorina, venga qua. Le sposto un attimo questo, glielo metto qua, dai. Aspetti un secondo che questo glielo metto qua. Abbia pazienza, sto a fare trasloco nel negozio. Un attimo di pazienza. Ok, così. Eventualmente il frigo lo posso mettere qua. Tac. Lo mettiamo così, questi due frigo glieli metto attaccati, così facciamo tutto un bancone unico frigo, insomma un settore frigo che secondo me è più bellino da vedere. Questo anche lo metto qua, ma prendo la roba anche se ho lo scaffale alzato, mi sa di sì, no, questo va bene, no, scusa, volevo semplicemente spostarlo laddove fosse possibile, ok, grazie, che volevo metterlo giusto un pelino più a filo, che almeno viene più caruccio da vedere. Ok, sì, così direi che va benissimo. Perfetto, questo a sto punto lo possiamo spostare anche più in là, lo possiamo mettere a filo con quell'altro. Perfetto, così c'è un po' più di spazio, almeno c'ho i due scaffali che mi fanno angolo. E qua volendo ce ne sta addirittura un altro, secondo me anche doppio, non so qua perché c'è sto zoccolino, perché... Però vabbè, secondo me ci sta anche quello doppio, però vediamo, male che vada. Se ci serve poi al massimo lo prendiamo. Perfetto, adesso posso fare la licenza, quindi andiamo su gestione, facciamo licenze, attack, così abbiamo fatto l'altra licenza e nel mercato possiamo prendere tutti gli altri prodotti, quindi bibita, ok, succo di mela, latte e bibita. Perfetto, io già che ci sono prendo anche altra roba, così almeno ce l'ho. Arriviamo fino alla farina, 10, perfetto, chiudi. E mettiamo anche sta roba qua, così facciamo anche un altro bell'ordine, che tanto ce ne sarà sicuramente di bisogno. Ok, ordiniamo, no, max. Ok, fin dove ho ordinato? Fino all'olio? Mancano gli ultimi tre, mi sa, sì. In teoria dovremmo aver ordinato tutto, in teoria. Andiamo a vedere, ci sarà un disastro fuori, esatto. C'è assolutamente un disastro, però va bene, non è un problema. Quindi questi li mettiamo qua, adesso vabbè, per adesso gli scatoloni me li metto qua, dopo li vado a sistemare, tanto. Allora, il pane, dove cacchio l'ho messo? Il pane l'ho messo qua, andiamo a mettere fuori tutto quello che ci sta. Perfetto, ci sta tutto. Aspettate che va a pizzo la luce, che sennò si vede una mazza. Bello così, quei punti luce, molto bello. Perfetto, qua abbiamo la farina. Vedete, già si lamentano del fatto che non trovano qualcosa. Probabilmente delle cose nuove che ho ordinato, tipo il bio juice qua, il succo di mela. Tac, e te lo metto qua. Ok, però aspetta che devo assolutamente mettere il prezzo.
Allora, quindi 2,81 facciamo 3, dovrebbero prenderlo comunque. Succo d'arancia era qua, no, quello era il succo di mela che ho messo. Ho capito, Giovane, che devo fare? No, questo non va messo in frigo perché il latte è quello in confezioni da 6 addirittura. Vabbè, il latte da 6 te lo metto qua. Ok. Così lo possiamo buttare, quindi questo tac. Allora 11,25, quindi facciamo 11,30. Perfetto, questo costa un bel boato. Qua aspettate che metto anche già il latte che avevo. Ah, ne avevo ancora? Porca miseria, quanto cacchio di latte avevo? Va bene, butta via. Qua abbiamo la Coca-Cola. Ok, quindi la mettiamo qua. Tac e tac. Perfetto, basta, non ne ho più. Buttiamo via e andiamo a fare il prezzo 2,12, facciamo 2,20, secondo me può andare bene. Poi, cosa ci manca? Questo, che cacchio è? No, questo è l'olio, ok. L'olio normale qua. Ok, l'olio normale magari lo mettiamo anche sopra. Perfetto, perché se no non mi ci sta. Poi qua abbiamo la Sprite, dovrebbe essere Zap Soda, sì, credo che sia più o meno Sprite, qualcosa del genere. Non me la frega che devo mettere il prezzo, maledetto, guarda che me l'ha già fregata il lurido 2,70. Schifoso, prima che cambiassi il prezzo, porca miseria. E il casino di mettere la roba quando ci sono i clienti è quella che poi, se vi prendono le cose che il prezzo ancora non l'avete cambiato, gliela vendete a prezzo di costo praticamente. E non è che sia proprio il massimo della vita, sinceramente. Ok, li mettiamo il riso. Qua mettiamo l'altra. Cos'è l'altra cola questa? Sì, ah no, questa è proprio cola, quella sopra non so che sia. Vabbè, insomma, quel che l'è, comunque sono tutte bibite. Similari, insomma. Ok, qua mettiamo anche il prezzo 2,58. Vabbè, questa la aumentiamo a 2,60. Perfetto. E che altra roba ho? Questo è il tè. Va bene, allora il tè lo posso anche mettere di qua. Questo qua lo posso spostare? Sì. Ok, che magari lo sposto da questo lato, che sinceramente è meglio. Magari faccio un mega mega espositore qua di tè. Visto che il tè va tanto, direi che ci può stare. Ok, dammi anche questo, così questo lo metto qua e mi libero lo spazio di lì. Ok, vabbè, questo scatolone lo posso anche tenere, lo svuotiamo dopo. Oh, adesso finalmente gente non ce n'è più. Allora, qua abbiamo la pasta che andiamo a mettere qua, assolutamente. Ok, no, la pasta è finita. Va bene, qua abbiamo la farina, quella normale, la mettiamo qua. Questo avanza, lo mettiamo via. Quindi qua abbiamo zucchero, pane e farina. Che ci sta, vabbè, un po' di farina ce l'ho anche qua, ma fa niente. Anzi, questa qua la posso anche togliere. Sì, dai, questa qua la togliamo, così facciamo una cosa un attimino più ordinata. Qua abbiamo il riso, abbiamo la pasta, abbiamo gli spaghetti. Qua abbiamo altri spaghetti, quindi va bene, li mettiamo così. Ok, sì, il riso in realtà ce l'ho anche qua, non solo una scatola. Poi se ho lo scatolone di riso, se lo ritrovo, lo tiriamo via, così facciamo anche lì una roba un attimino più ordinata. Zucchero a velo basta anche così. Ok, poi magari pian piano ordino, ragazzi. Adesso vedo magari di dare un po' di ordine in più. Insomma, agli scaffali, in modo da tenere le cose sempre nello stesso posto, così riesco anche a raccapezzarmi un attimino meglio. Va bene, dai, allora sistemiamo queste ultime cose, che tanto manca giusto l'olio, che metterei qua. Sì, dai, l'olio, sì, lì c'è l'altro olio, quello normale. Vedete, dovrei fare una cosa più vicina dove metto solo l'olio, tutte queste cose qui, però vabbè, come detto, poi massimo piano piano lo facciamo. Questo è il suc d'arancia. Ho messo tutto? No, infatti, vedi che stavo buttando via ancora il cartone con tutta la roba dentro. Ok, adesso gli metto il prezzo, tranquilli che mi ricordo. Allora, vabbè, qua posso mettere a sto punto burro d'arachidi. Ok. Tanto questo il prezzo ce l'ha. Le uova le mettiamo fuori. Ok. Perfetto, queste le ho messe tutte. Vediamo qua. Ecco, taxi, se non mi passi sopra la mia roba, magari mi fai anche una santa cortesia. Allora, qua il latte, ne mettiamo un po' di più di latte che
Insomma, a rigor di logica potrebbe andare di più. È vero che la roba del frigo la potrei anche tenere qua, effettivamente faccio prima. Allora, mettiamo il prezzo di questo, facciamo 2,90, così anche questo lo arrotondiamo un zichinin. Poi abbiamo un formaggio, formaggio lo mettiamo qua, va bene, sì, formaggio magari ne tengo giusto uno. E l'ultimo scatolone è quello del caffè. Caffè Narvallo, ok, ce l'abbiamo, vabbè, senti, mettilo qua. Perfetto, dai, direi che abbiamo già un negozio decisamente più grande e rifornito che mai. Ok, quindi possiamo andare anche a chiudere la giornata. Oggi abbiamo guadagnato 857, prodotti non trovati 6, troppo costosi 1. Adesso dovrò vedere quale, perché magari era calato il prezzo di qualcosa che non ho cambiato io. Però vabbè, dopo ci guardo con calma. Comunque, insomma, un bilancio bello positivo. Poi c'è anche il prestito, ovviamente, però comunque abbiamo fatto 857. Abbiamo guadagnato un po' meno. Vedete, adesso ci sono un po' di... Ah, ho pagato automaticamente il personale, 80 dollari, ok. Ci sono un po' di prezzi in salita e un po' in discesa, quindi devo controllare bene qua i prezzi di mercato prima di aprire, in modo da ritoccare i prezzi che sono in salita, come il formaggio in questo caso, e i prezzi che sono in discesa, tipo la cola, era sì la bibita. Questa qua è in discesa, l'altra bibita invece, cioè la zappa è in discesa, la cola è in salita, quindi insomma vanno ritoccati man mano i prezzi di giorno in giorno, perché ovviamente cambiano a seconda di quello che di come va il mercato. Allora paghiamo solo un attimo le fatture, perché se no me scordo. Affitto adesso paghiamo 50, ovviamente più ci allarghiamo col negozio e più paghiamo d'affitto, però è giusto anche che sia così. Va bene, ragazzi. Allora, io direi però che per quest'oggi mi posso fermare qui con questo nuovo video dedicato a Supermarket Simulator. Ci siamo ingranditi ulteriormente, abbiamo fatto il prestito, insomma, abbiamo fatto anche una nuova licenza con tanti nuovi prodotti, e man mano ne sbloccheremo ovviamente degli altri. Detto questo, io vi chiedo come sempre di sostenere questa serie lasciando un sacco di like, condividete, commentate, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, attivate la campanellina delle notifiche. Per chi vuole dare un contributo con creato al canale, come sempre, può fare attraverso gli abbonamenti YouTube, il tastino grazie di sotto di ogni mio video. Detto questo, giovinotti, vi ringrazio di saluto e ci becchiamo nei prossimi gameplay. Ciao belli!